Cari amiche e cari amici, buonasera e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. Contrariamente al solito, questa puntata va in onda in forma registrata, torneremo in diretta martedì prossimo, il 14 novembre. Stasera abbiamo il piacere di ospitare Domenico Lobianco, che è il segretario della CISL Torino Canavese. Come tutte le altre settimane, in studio con noi c'è anche il nostro esperto Buonasera. di previdenza, Giorgio Melelli, perché anche se non riceveremo le vostre telefonate da casa, ha delle informazioni importanti da darci a proposito soprattutto delle novità che riguardano l'APE. Ma vedremo tra poco. Direi di cominciare subito invece con il nostro ospite per avere un giudizio dal punto di vista proprio della CISL e del sindacato su questa manovra finanziaria. La discussione è ancora aperta, però ormai ci sono dei punti fermi e quindi vogliamo un attimo capire che cosa c'è in questa manovra che piace al sindacato e quali sono invece le cose che mancano. Dunque, le cose che piacciono, che sono frutto di una mobilitazione, di una vertenza, di lavori fatti ai tavoli, sono sicuramente in materia di lavoro. Tutta la questione che riguarda la contribuzione per le assunzioni dei giovani nel mondo del lavoro al sud il 100% per 3 anni e al centro-nord il 50% è una risposta che va attenzionata, va calibrata attentamente, anche nell'ottica di quella che è una stabilizzazione nel mondo del lavoro per quelli che sono i giovani. Sicuramente il ricorso all'APE sociale, circa 70.000 persone che possono accedere alla pensione, all'APE sociale è una risposta oggi importante, come la questione sempre sull'APE sociale rivolta alle donne, che per ogni figlio avere un bonus di 6 mesi fino a un massimo di 2 anni per anticipare l'età alla pensione è un'altra risposta positiva. Come non ricordare e citare, dopo 9 anni di blocco contrattuale, mettere a disposizione 2 miliardi per il rinnovo del contratto di pubblico impiego e nella scuola è una risposta di grande civiltà e di giustizia sociale. Come la questione della stabilizzazione dei precari, quelli che sono traghettati dai centri per l'impiego alla regione, si parla di oltre 1 migliaio di lavoratori. Come l'assegno di ricollocazione su base volontaria per lavoratori cassa integrati che si inseriscono all'interno di un percorso, come stiamo portando migliorie rispetto a quello che è la questione legata al Jobac, raddoppiare a carico del datore di lavoro in caso di licenziamenti collettivi l'onere, questo per disincentivare Al al licenziamento. licenziamento. Ci sono altri aspetti come riteniamo anche qui insufficiente una parziale risposta rispetto a quello come ridurre il perimetro della povertà come azione di contrasto. Noi oggi abbiamo circa 5.000 persone, 1.700 famiglie che vivono in povertà assoluta. Quindi Ecco. le risorse a disposizione, lavorare per liberare più risorse per far fronte a questa emergenza che c'è all'interno del nostro paese. Ecco, in proposito, soltanto una precisazione, sul tema della povertà. Proprio il 24 ottobre il Parlamento europeo ha emanato una risoluzione, sostenendo appunto l'importanza e l'imprescindibilità del reddito minimo. Quindi in Italia sappiamo che correi un primo passo è stato fatto, però come sottolineava giustamente lei, le risorse sono ancora, insufficienti. Diciamo che con quelle risorse riusciamo a raggiungere 1.200.000 persone a fronte di 5 milioni che oggi vivono in povertà assoluta, quindi una risposta parziale, non sufficiente rispetto a quello che sono i reali bisogni che oggi vive il nostro paese. Quindi ci sono alcune cose positive, ci sono altre cose che sicuramente vanno rimesse, che era quello chiedere l'esigibilità degli accordi sottoscritti a novembre sulle pensioni. Allora, pensiamo al blocco dell'aspettativa di vita che decorre dal 1º gennaio 2019, noi abbiamo chiesto di congelare quella partita in attesa di rinormare, riscrivere quella che è la norma, che tra l'altro è una norma che non faceva parte della legge Fornero, ma era una norma precedente al governo Precedente. Berlusconi-Sacconi. Poi la Fornero, con l'allungamento dell'età pensionabile, ha creato questa situazione di grande rigidità dove sono venuti meno
giovani elementi di flessibilità in uscita nel mondo del lavoro, questo bloccando anche quello che è l'ingresso dei giovani all'interno del mondo del lavoro. Quindi noi auspichiamo, anche alla luce di quello che è la mobilitazione messa in campo da CGIL e CISUIL, stiamo effettuando assemblee su tutti i luoghi di lavoro, sul territorio. Ecco, sì, ricordiamo appunto che la mobilitazione era partita con le manifestazioni di piazza. Abbiamo fatto una grande manifestazione ottobre. In tutte le province e le prefetture il 14 di ottobre a sostegno di questa avvertenza. Siamo partiti dopo l'incontro col governo dove sono state risposte negative in materia di pensioni. Stiamo effettuando assemblee su tutti i luoghi di lavoro proprio a sostegno di questa avvertenza, accompagnato da una richiesta al Premier, a Gentiloni, di richiesta di incontro che peraltro anche da organi di stampa è stata accolta. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro, ci sono tutte le forze politiche che rispetto a questo tema hanno dato delle aperture, hanno manifestato delle sensibilità, abbiamo tutti i lavori nei due rami del Parlamento, Camera e Senato, dove sulle audizioni avremo modo di esplicitare meglio qual è il nostro concetto, che non si può ridurre la discussione quali sono i lavori gravosi. Cioè, è chiaro che non tutti i lavori sono uguali, certo, quindi cercare di classificare quella che è una situazione per andare incontro e favorire l'ingresso dei giovani mi sembra un atto dovuto. Come il tema dei giovani, come rilanciare la previdenza complementare, pensiamo alla pensione di garanzia per i giovani e pensiamo anche a ritornare all'automatismo, l'indicizzazione della legge Prodi su quello che è la rivalutazione delle pensioni ai fini del coefficiente di calcolo. Quindi abbiamo queste questioni in cantiere che per noi sono vitali, con un alto senso di responsabilità, perché oggi dire tout court vogliamo il blocco aspettativa di vita, la ragione di Stato ci ha detto anche ha un costo di 3 miliardi all'anno, poi il presidente dell'INPS dice che sono 140 in 20 anni, a prescindere da questo noi riteniamo che risorse si possono liberare e non voglio fare demagogia o populismo, dire le solite frasi lotta all'evasione fiscale. Però se guardiamo la ricchezza nel nostro paese come è distribuita, non c'è equità e credo che oggi tassare i grandi patrimoni e le rendite finanziarie si possono trovare risorse per arginare il perimetro della povertà, dare risposte sul tema delle pensioni e avviare quel processo di crescita che questo paese ne ha tanto bisogno. Benissimo, ci interrompiamo un attimo perché vorrei chiedere a Melelli di darci alcuni dettagli per quanto riguarda la pubblicazione del decreto attuativo sì. sulla PE volontaria sulla Gazzetta Ufficiale. Sì. Pubblicazione che è avvenuta il 17 ottobre, se non erro, ottobre. E quindi dal 18 di ottobre la norma è entrata in vigore. Sì, però non è attuabile, perché io ve l'ho detto mille volte, che non basta il decreto. Fra l'altro io qui ho anche la modulistica per presentare le domande alla Previdenza per l'APE volontaria. A parte la complessità, perché qui ripeto, domanda quale istituto bancario scegliamo, quale assicurazione scegliamo e l'impegno della restituzione. Quando l'INPS riceverà la domanda di Melelli, non è che tre giorni dopo mi dà la risposta, mi dice tutto ok, va bene, no, 60 o 60 giorni mi dà la risposta, per cui andiamo già oltre il 2017, per cui siamo già fuori da quello che era la norma, da quella che era, come posso dire, la volontà di governo e sindacati di arrivare a fare le due APE, la sociale e la volontaria, in tempi abbastanza brevi. Per cui andiamo nel 2018. Però non si può ancora fare. Io spero che, vista questa trasmissione qui è registrata, che in questa settimana siano arrivate le circolari operative. Perché l'INPS non si muove se la sede centrale di Roma non gli dà le circolari operative. Per cui il mio consiglio, io ve lo dico sempre, io spero che i miei amici del patronato mi dicano Giorgio guarda che è venuta una persona che ha visto la tua trasmissione, ve lo dico se andate all'INAS, intanto per capire se grosso modo voi avete diritto, perché voi sapete che ci va a 20 anni di contributi, la pensione non può essere inferiore ai 700 e rotti euro, non può superare i 1500 euro, per cui c'è tutta una situazione che va verificata. Per cui proprio per essere pronti
come arrivano queste circolari interpretative, venite a trovarci al patronato e incominciamo a mettere in piedi il cantiere per fare la domanda. Perché altrimenti già ci vogliono 2 mesi per la risposta, se aspettiamo ancora un po' prendiamo la pensione quando sarà carnevale, direi che non è proprio il caso, per cui vi aspettiamo negli uffici dell'INAS, chi è interessato a fare la domanda o anche chi è interessato a capire meglio cosa succede se fa la domanda, perché secondo me non è ancora chiaro. Non è detto tutto chiaro, assolutamente è bene rivolgersi proprio agli esperti del patronato che possono seguire in questo percorso. Benissimo, allora i temi che abbiamo trattato prima sono gli stessi di cui ha parlato la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan, che nei giorni scorsi è stata a Torino proprio per il consiglio generale della CISL di Torino e del Canavese. Ecco, quindi siamo proprio sulla cresta dell'onda, insomma questi sono i temi più urgenti e quindi importante incalzare il governo perché dia delle risposte di apertura nei confronti delle richieste del sindacato. Sì, voluto fare questa giornata di approfondimento, di arricchimento rispetto ai temi di grande attualità che riguarda un po' questa legge di stabilità, la sua impalcatura, le cose che vanno bene, le cose che vanno migliorate. Anna Maria Furlan ci ha anche voluto portare un po', dare un'iniezione di fiducia e di entusiasmo rispetto a crederci in questa vertenza, che stiamo facendo e dicendo cose giuste, con alto senso di responsabilità, tenendo anche quelli che sono i vincoli che oggi derivano dall'Europa, dal patto di stabilità, dal fiscal compact. Detto questo, quindi la questione nell'elencazione delle cose positive, dimenticavo prima anche la proroga rispetto agli incentivi impresa 4.0, quello che la questione dei superammortamenti deducibili per le imprese che fanno investimenti nella tecnologia, le risorse dedicate alla formazione perché richiede nuove competenze per stare all'interno di un mercato globale. Quindi abbiamo fatto una disamina di tutto quello che, dando un giudizio articolato con molta attenzione. E quindi vediamo nei prossimi giorni, fino al varo di quello che è la legge di stabilità, di mettere in campo tutte le iniziative a sostegno di questa avvertenza, confrontandoci nel merito per trovare le soluzioni, individuando quelli che sono i problemi che ha questo Paese. Perché aggiungo, questi 10 anni di crisi ci hanno consegnato una società dove ci ha insegnato tante cose. Penso a alcuni dati che sono strutturali. Penso alla demografia, è uno dei paesi più vecchi d'Europa, penso al crollo della natalità, credo quello che è la stagnazione dei consumi, abbiamo un debito alto, abbiamo una bassa crescita in un mercato globale in termini anche di competitività e di produttività, stiamo perdendo pezzi e poli di eccellenza per effetto di una delocalizzazione, perché c'è un'altra battaglia che questo Paese deve affrontare, la politica, istituzioni e parti sociali, che è una riforma fiscale più equa e più giusta. Cioè, quindi abbiamo tante questioni aperte dove il sindacato, rivendicando un suo ruolo come corpo intermedio, come parte sociale, come mediazione sociale di quelle che sono le scelte politiche che compete alla politica, di quello di progettare la società. Quindi nell'emergenza farne un'elencazione delle cose positive e le cose che non vanno, e quali, individuando anche quelle che sono le priorità. Quindi è stata una giornata positiva dove il gruppo dirigente di Torino ha dibattuto senza se e senza ma, con dei distinguo, con delle sensibilità, ma mettendo al centro la persona. Credo che la CISL su questo, gruppo dirigente della CISL di Torino Canavese, ha dimostrato ancora una volta al segretario generale di essere una comunità, di essere attento a un tema quale è la rappresentanza. Inoltre aggiungo anche che oggi nella legge di stabilità, oltre allo sblocco per il rinnovo del contratto che riguarda 3 milioni di persone, c'è un altro elemento che va
che va attenzionato e sottolineato, il riconoscimento alla contrattazione di secondo livello e alla defiscalizzazione sui premi di risultato per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e della scuola, dove oggi c'è tanto bisogno di riformare, e la riformare vuol dire anche attraverso un modello partecipativo dove i lavoratori sono i protagonisti di questa grande sfida. Ecco, la persona sempre al centro, così come recitava anche lo slogan della stagione congressuale. Certo. Benissimo, allora farei un'altra domanda a Melelli e poi torniamo a concentrarci su quella che invece è la realtà torinese dell'area metropolitana, perché anche qui i temi sono tanti. Certo. Allora, vediamo invece quello che riguarda l'APE sociale. Dopo un incontro tra i sindacati CGIL, CISL e UIL e i loro patronati con l'INPS, c'è stato un ammorbidimento, se così lo vogliamo definire, per quanto riguarda l'accogliere le domande. Più che ammorbidire la situazione, l'INPS ha capito, finalmente, e questo l'abbiamo anche saputo in via ufficiosa, perché all'INPS abbiamo ancora degli amici, che alcune respinte degli amici che avevano chiesto l'APE sociale sono state respinte con un po' di fretta, per cui ci hanno chiesto, io qui ho i modelli per i ricorsi, per il riesame, ci hanno chiesto ad oggi di non farli, di soprassedere un attimo, tanto abbiamo tutto il tempo del mondo, perché loro vogliono in autonomia andare a riverificare i diritti di questi lavoratori, anzi non più lavoratori, ma gente che è licenziata e ha già anche finito la NASPI, per controllare se la respinta è reale o se è invece stata fatta con un po' di leggerezza. Anche perché, ve l'ho detto l'altra settimana, quando un signore viene da me e mi dice mi hanno respinto l'APE sociale, sì, ma quanti contributi hai? 26 anni? È chiaro che non può, in quel caso, non può essere accolta. Manca il requisito. Però ci sono, specialmente sui lavori precoci, ci sono delle, come posso dire, filezze di interpretazione che l'INPS forse ha interpretato in modo un po' ristretto quello che è il lavoro, ad esempio, il lavoro dell'edilizia. E fra l'altro anche la nostra categoria della Filca si è ribellata rispetto alla generalità, cioè è generico, certo, non mi dice chi va sui ponteggi, chi usa il martello, adesso io non so del mestiere, certo, però per cui è troppo generale, generico, no? Per cui ci hanno detto di aspettare, per cui gli amici, ovviamente tutti vi siete agganciati ai patronati, perché fare queste pratiche qui l'INPS le vuole online, per cui sicuramente siete passati dal patronato. Andate con la lettera della respinta, però non pretendete subito il riesame, perché può anche darsi che prima di Natale molti di voi abbiano la buona notizia che è stata rivista la domanda ed è stata accettata per cui con il pagamento della pensione. Quindi in questo momento l'INPS sta già riesaminando, esatto, alcune pratiche. Perché ha capito, perché non si può, non siamo tutti stupidi, non si può avere più del 50% di pratiche respinte. Cioè non è il patronato fa le pratiche per la gioia di farle, fa perché ritiene che il lavoratore, il cittadino, possa avere il diritto. Per cui non prendetevi dall'affanno, abbiamo ancora tutto il tempo per aspettare ulteriormente le risposte dall'INPS ed eventualmente, se questo fosse reiterata la respinta, abbiamo i modelli per il riesame motivandolo e si può tranquillamente fare anche tra un mese, 40 giorni, 50 giorni. Benissimo, grazie Melelli. Nel Consiglio Generale di cui parlavamo poco fa, lei ha presentato, anzi ha lanciato, perché questa piattaforma è ancora in via di definizione, proprio una piattaforma che riguarda il futuro di Torino e dell'area metropolitana. Che cosa contiene e perché avete deciso di elaborare una piattaforma sul futuro di Torino? Ma noi è da tempo che lamentiamo e denunciamo il fatto che Torino, il momento di grande trasformazione che stava vivendo, dal punto di vista anche vocazionale, ha subito un forte rallentamento, immobilismo, dove tutti lamentano, denunciano, e si sono inseriti parecchi esperti, studiosi, sociologhi, su quello che è il declino che sta vivendo Torino. C'è di fatto una perdita di identità di quello che è il tessuto socio-economico del nostro territorio. Manca una prospettiva, manca una visione, manca anche, forse lo citava anche Berta nelle varie interviste,
nel denunciare questa crisi di identità, di visione, di prospettiva del nostro territorio, una crisi di rappresentanza, una mancanza di leadership politica che governa anche il nostro territorio. Cioè, noi oggi stiamo assistendo a chi amministra Torino due anime, una istituzionale e una movimentista, però parlare nel merito di quello che oggi può essere una prospettiva per il nostro territorio, quali potenzialità può esprimere, quali vocazioni può sviluppare per creare occupazione, per dare sostegno alle persone più fragili, più sole, credo che su questo manca un grande dibattito. Lo stiamo assistendo in questi giorni sul tema delle partecipate, su un bilancio che è oggetto di ricorsi da parte della Corte dei Conti, lo stiamo vivendo sulla questione di rischio di andare in default. Cioè, quindi c'è un tema molto delicato, e anche quelle che sono state promesse elettorali totalmente disattese rispetto all'occupazione giovanile, rispetto alla demografia, rispetto al tema delle periferie. Abbiamo avuto segnali dove non c'è stata coerenza rispetto a quelli che erano il programma elettorale di questo movimento che oggi governa il nostro territorio. E quindi quando la società civile, le forze produttive lanciano gridi di allarme, manifestano un disagio che è quello, parliamo di industriali, albergatori, parliamo di tutto quelle che sono oggi i corpi intermedi del nostro territorio, dove lamentano una mancanza di visione, di strategia e di sviluppo del nostro territorio. Noi vogliamo cogliere questo allarme, questo grido, questa denuncia come parte sociale, come CISL, attraverso fare un'iniziativa per sollecitare le istituzioni, la politica rispetto al tema del nostro territorio, allo sviluppo, e quindi interrogarci, confrontarci, porre delle idee con conoscitori, con gente che conosce a fondo il nostro territorio, che ha un ruolo all'interno del nostro territorio, quali possono oggi essere una prospettiva, dare alcune indicazioni e sollecitare soprattutto oggi la parte politica che è preposta per dare delle risposte oggi al nostro territorio. Quindi siamo in una fase di stagnazione, di grande immobilismo, di grande emergenza rispetto a quelli che sono i provvedimenti, le risorse sono sempre poche, perché abbiamo visto anche come CGL e CISL ci ha visti fare una grande battaglia rispetto ai tagli sul sociale all'interno del bilancio. Siamo riusciti in parte a modificare, recuperare, arginare quelli che erano i tagli, però la situazione richiede oggi uno sforzo, uno slancio da parte della politica, delle istituzioni, chiamare, io non voglio usare una parola abusata, costruire oggi un patto per lo sviluppo per Torino, però tutti quanti siamo chiamati a svolgere per il proprio compito, nel rispetto dei ruoli, offrire un contributo a una città che sta perdendo abitanti, è la città più vecchia d'Europa, ha il tasso occupazionale e disoccupazione più basso del centro-nord, da un punto di vista di crescita in termini di PIL stiamo perdendo parecchi punti rispetto al centro-nord. Cioè, quindi sono tutti gli indicatori, tra l'altro non lo dico io, lo dice la CISL. Abbiamo assistito anche la settimana scorsa alla presentazione del rapporto Rota, dove tutti gli indicatori del nostro territorio sono tutti indicatori negativi. E quindi credo che aprire una riflessione, un dibattito, individuare uno spazio, credo che sia un atto di grande responsabilità. E la CISL su questo vuole raccogliere questa sfida e offrire un contributo alla cittadinanza, anche con un'iniziativa che può essere chiamare a raccolta la città in un momento di dibattito, di riflessione con le persone che ci stanno. Cioè, oggi i punti di riferimento nella società da un punto di vista sociale di rappresentanza sono ben pochi. Lo dicevo prima, Berta è uno di quelli che ha detto Torino non ha più oggi un soggetto politico, sociale, compreso anche il sindacato. Anche il sindacato deve recuperare da un punto di vista relazionale col territorio, col tessuto produttivo, sociale, economico, quel rapporto per offrire quel contributo. E tutti ci insegnano che oggi anche le relazioni industriali vuol dire dare stabilità, attrarre investimenti, e credo che Torino ha delle grandi potenzialità. Torino, tra virgolette,
non può essere più vissuta come quella città a forte vocazione manufatturiera. Torino sta subendo una grande trasformazione in settori del terziario, certo. Poi è un terziario a basso contenuto tecnologico al netto del sistema assicurativo e bancario, ma i servizi alla persona, i servizi di cura, pensiamo a tutta una serie di attività che oggi sono presenti nel nostro territorio e che certo. Si stanno sviluppando, dove sta creando occupazione. Quindi c'è un problema anche di quello che sono i salari bassi, che è la precarizzazione del mondo del lavoro. I dati sul mercato del lavoro, su tutti i portali, ci dicono che aumenta il lavoro a somministrazione, si riduce il periodo della durata della somministrazione come del tempo determinato, aumenta in maniera smisurata quello che il lavoro a chiamata, più 119%, abbiamo su circa 476.000 avviamenti, 100.000 di questi avviamenti hanno la durata di 1 o 2 giorni, che non vuol dire 476.000 posti di lavoro, vuol dire che ogni lavoratore, ogni soggetto, donna o uomo che sia o giovane, può avere 10-15 avviamenti nell'arco dell'anno. Quindi è un dato che va analizzato sia sul piano qualitativo e quantitativo dell'occupazione. Ecco, un'altra criticità è sicuramente quella che riguarda la rete dei trasporti. Sì. Da questo punto di vista c'è confronto con l'amministrazione, com'è la situazione? Sto toccando un tema dolente, perché anche questo sottrarsi al confronto su un tema così delicato, tra l'altro l'azienda più importante del nostro territorio, 4.800 dipendenti che sono anche famiglie, certo. Parliamo di un servizio universale per la città, parliamo della mobilità sostenibile. È un'azienda che non ha ancora chiuso il bilancio consuntivo 2016, con il rischio di andare in concordato preventivo, sappiamo quali sono gli effetti, tutto perché c'è una partita, una disputa tra Regione, Agenzia Metropolitana Regionale e la città di Torino su un credito di 70 milioni, non si è capito se è esigibile o non esigibile, la Regione dice quei chilometri non erano autorizzati e quindi nulla ti tocca. Poi la mediazione del Presidente della Giunta regionale era disponibilità, però questo è un tema delicato che, se non permetti di sbloccare il bilancio consuntivo, non si riesce a fare il passo successivo. Siccome siamo anche in una fase, per effetto del decreto Madia, c'è il piano di razionalizzazione di quelle che sono le società partecipate, quindi capire qual è l'orientamento e l'indirizzo politico da un punto di vista giuridico. Peraltro la sindaca aveva dichiarato che GTT rimaneva al 100% sotto il controllo pubblico, e l'altro tema è la questione di costruire un piano industriale dove gli assi strategici sono sicuramente l'efficientamento, il consolidamento, quali investimenti, perché abbiamo un parco obsoleto, uno dei più vecchi, certo. C'è un'opportunità che il Ministro delle Infrastrutture, la finanziaria, ha stanziato risorse sia per l'ATAC di Roma e per GTT per rinnovare il parco mezzi, ma ha chiesto delle garanzie rispetto a un piano industriale compatibile e sostenibile. Quindi abbiamo questa partita aperta che in questi giorni. Il disagio qual è? Non c'è un tavolo di confronto, non c'è un piano industriale, non si riesce a chiudere questa partita, questo contenzioso, non si riesce a definire il bilancio consuntivo. I dipendenti in questi anni hanno fatto accordi dove hanno fatto dei grandi sacrifici sul piano dell'organizzazione del lavoro, dei carichi di lavoro, è stato fatto molto efficientamento, si parla di esuberi attraverso organi di stampa dando dei falsi, degli allarmismi alle famiglie. Sì. Devo dire che, parlando con i lavoratori nella manifestazione fatta la settimana scorsa, devo dire purtroppo che la mattina per far uscire i mezzi si smonta un mezzo perché i fornitori non ci sono più ricambi. Cioè, se questo è il contesto in cui lavoriamo, io credo che qualcuno si debba assumere le responsabilità. E aggiungo, e smettiamola di scaricare la responsabilità su chi c'era prima. Assumiamoci le nostre responsabilità, perché abbiamo deciso, ci siamo assunti l'onere di governare e amministrare una città, che è il bene comune di tutti. Che assolutamente quindi va tutelato. E quindi non è solo in questione della salvaguardia dei livelli occupazionali, qua parliamo di un servizio, è chiaro, un servizio delicato, essenziale, che riguarda tutta la città di Torino. In particolare le categorie più deboli, le categorie più disagiate e più deboli, anche perché tagliare servizi nelle periferie senza aver fatto
confronto preventivo con le associazioni, con i presidenti delle circoscrizioni, dico che non è un atto di democrazia, di partecipazione. Assolutamente. Ritorniamo un attimo a Melelli. C'è un'altra novità che riguarda gli assegni sociali a partire dal prossimo anno. Purtroppo sì, perché non aumenta solo l'età della pensione ordinaria, non aumenta solo il tempo che uno può andare in pensione anticipata, ma purtroppo aumenta anche l'età per ottenere l'assegno sociale. L'assegno sociale lo sappiamo, sono quei pochi quattrini che l'INPS dà a quelle persone che hanno reddito inferiore ai 4.800 euro, con un reddito familiare che non superi gli 11.000 euro. Per cui diciamo che sono categorie, come diceva il segretario prima, la povertà se non assoluta. Per cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di posticipare di un anno l'età dell'assegno sociale, mentre prima era 65 anni più l'aspettativa di vita, dal 1 gennaio 2018 è 66 anni più l'aspettativa di vita. Sono quelle cose, io lo dico perché c'è anche un segretario generale di una grossa città come Torino, che a volte scappano, cioè si fanno gli accordi, vengono inserite queste novità, come posso dire, ci si passa sopra, no? Perché non si è attenti anche a queste cose qui. Siamo ovviamente più attenti ai grossi problemi, no? Invece lo spicciolo di un anno, in più per queste famiglie è un anno, certo, di sacrifici enormi in più. Perché poi l'assegno sociale è 450 euro, non è mica, no? Per cui io credo che purtroppo dal 1 gennaio 2018 ci troviamo ad avere l'assegno sociale che era nato, pensate, nel 1969, 65 anni, dopo tantissimi anni l'hanno portato, chissà perché, a 66. Questo purtroppo è una notizia che dovevo dare, ma sicuramente la riprenderemo prima della fine dell'anno, perché la gente che aspettava di andare in pensione purtroppo deve posticipare di un anno l'entrata della pensione sociale. Benissimo, grazie per questa precisazione. Torino non sta vivendo dei buoni momenti anche per un fattore che è legato soprattutto a quello della sicurezza, se così vogliamo definirlo. Abbiamo visto i fatti legati al G7 quando c'è stata la riunione a Venaria, abbiamo visto anche quello che purtroppo è successo nell'estate. Anche da questo punto di vista ovviamente il sindacato vuole fare la sua parte. Io credo che da condannare gli atti di violenza, però le persone che oggi cercano di manifestare un disagio, io credo che meritano attenzione e rispetto. È chiaro che poi c'è un problema di comunicazione, di informazione e di coinvolgimento di un po' di tutti quelli che sono oggi soggetti che vivono la società. Io credo che il G7 era e rimane una grande opportunità anche per gli impegni assunti in prospettiva. Che poi si debba ricordare il G7 per gli atti di violenza credo che sia riduttivo, non deve passare quel messaggio. Io credo che oggi il nostro Paese sta giocando un ruolo importante, anche se in salita, in difficoltà. Abbiamo visto anche l'Europa contro l'euro, anti-europeisti, tutti chiedono, cioè sono segnali preoccupanti, oggi c'è bisogno di Europa. Per citare una frase, dico che l'Europa ha tanti valori, ma uno di tutti è quello che ha garantito la pace nel nostro continente. E questo non si può dimenticare anche per la storia. Certo, assolutamente. Credo che questo meriti rispetto. Quindi credo che il G7 poteva essere, può essere una grande opportunità, adesso si tratta affinché il governo italiano, l'Europa, chi oggi si siede ai tavoli, favorisca quel processo di integrazione, di solidità dell'Europa. Europa è un continente che vive grandi contraddizioni. Il problema occupazionale, oggi l'Europa ha 15 milioni di disoccupati, che sono tutti giovani. È un'Europa che da un punto di vista demografico non è solo l'Italia, ha dei grossi problemi. C'è un problema di carattere ambientale, c'è il protocollo di Kyoto, anche l'ultimo
conferenza fatta a Parigi, credo che richiami un po' l'attenzione di tutti quelli che sono i governanti. Il tema uniformare oggi quelle che sono alcune riforme su salute, sicurezza, sul fisco, mondo del lavoro, mercato del lavoro e il tema delle pensioni, credo che ci vada fatta anche una, non dico uniformità, omogeneità, però creare pari opportunità, pari dignità, perché siamo in un mercato globale, certo, globalizzato. E quindi oggi il dumping contrattuale, tutta una serie di dumping sicuramente non favorisce quel processo di integrazione, anche perché la Germania ci insegna se i poteri decisionali passano a Bruxelles viene meno un'autonomia, una sovranità che oggi ogni paese rivendica. È un salto culturale che dobbiamo fare tutti, l'Italia e tutti i paesi. Questo richiede del tempo, richiede una maturazione, ma proprio un passaggio culturale, e credo che le nuove generazioni possano essere i fautori, quelli che possono veicolare questo salto culturale di un'Europa solidale e integrata. Ce l'auguriamo tutti. Prego. La scuola, cioè l'Europa, o parte dalle, giustamente, le nuove generazioni, ma dalla scuola. La scuola cosa discute dell'Europa? La scuola ha qualche, come posso dire, qualche iniziativa che coinvolga i ragazzi nell'Europa, no? Perché altrimenti se noi, cioè, diciamo le nuove generazioni, ma non gli diamo nulla alle nuove generazioni. Allora, oggi è un tema sensibile, perché ultimamente la scuola viene chiamata in causa su tanti aspetti, sia sul grado di istruzione, sia da un punto di vista di quella che è l'offerta formativa. La scuola oggi si sta interrogando, e questo è un dato positivo che bisogna raccogliere, che la distanza tra la scuola e il mondo del lavoro era enorme. Quindi gestire quella transizione scuola, formazione, mercato del lavoro è importante, anche perché quando si parla di industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, oggi il tema delle competenze è un tema dominante. Se noi guardiamo tutti i rapporti anche dell'OCSE, parlano che il 15% della forza lavoro, che riguarda circa 3 milioni di lavoratori, rischiano di essere espulsi dal ciclo produttivo perché non hanno le competenze. Altri studi parlano di basse competenze, pensiamo agli over 50, cioè dove la manualità era ancora un elemento forte. Quindi la sfida tecnologica si gioca nelle fabbriche, negli uffici, nei servizi, attraverso una formazione continua, perché anche questa legge di stabilità, per ritornare, dà degli incentivi e delle proroghe, cioè ad esempio sui superammortamenti, la deducibilità delle imprese, però è inutile che io faccia investimenti nella tecnologia se poi non è accompagnata da percorsi formativi dove la sostituzione uomo-macchina è accompagnata da quello che è la formazione. Quindi è una grande sfida complessiva, e la scuola su questo è chiamata a pieno titolo a giocare questo ruolo, che non è il ruolo della scuola, quello di educatore per quanto riguarda la prevenzione, la cultura della sicurezza, l'ambiente, l'Europa, il mondo del lavoro, l'offerta formativa, cioè caricare troppo rischiamo di, quindi io sono già uno di quelli, sono padre, ho due figli, c'è un figlio che va all'università, una figlia che si è diplomata. E credo che la proiezione da un punto di vista scuola, alternanza, lavoro può essere una risposta. Si rivolge a 1,5 milioni, oggi la legge sulla buona scuola, che non deve essere visto come qualcuno sostiene che è un percorso di inserimento nel mondo del lavoro. E gestire una transizione che è diversa, orientare, accompagnare, cioè creare quel sistema duale scuola-lavoro che prepara i nostri giovani a entrare nel mondo del lavoro, a conoscere il mondo del lavoro, a entrare in relazione col mondo del lavoro, con le nuove tecnologie, il lavoro che cambia, perché anche noi dobbiamo ripensare il nostro modo di esercitare la rappresentanza, anche da un punto di vista di quella che è la contrattazione, il rinnovo del contratto, rivedere gli orari di lavoro, i luoghi di lavoro, gli ambienti di lavoro, le nuove professionalità. E oggi il sindacato ha una grande sfida, che è una nuova frontiera, rappresentare i nuovi lavori, i lavori che cambiano, e rappresentare soprattutto i giovani in quello che è il cambiamento. E i nostri giovani, se guardiamo anche i dati OCSE Europa, abbiamo laureati solo il 20% rispetto a una media del 30%. Quindi se le competenze sono una leva importante per reggere queste sfide, credo che la scuola a pieno titolo, con l'istruzione, può giocare un grande ruolo.
assolutamente importante, sia per quanto riguarda appunto il tema dell'Europa, sia per quanto riguarda il tema del 4.0, perché l'innovazione è un'altra sfida che non riguarda soltanto l'industria, la produzione, eccetera, ma proprio anche il mondo del sindacato. Ma anche su questo ci sono dei dati che devono farci fare. A Chernobyl ultimamente è stato presentato un rapporto, la sostituzione uomo-macchina, parliamo in alcuni settori, prendiamo l'agricoltura, prendiamo il manufatturiero, sono i settori che rischiano per un 20% di modificare completamente, certo, quella che... Quali sono i settori che reggono? È l'istruzione, certo, e sono i servizi alla persona. Certo. Cioè, allora, manufatturiero, commercio e agricoltura saranno i settori che avranno una grande trasformazione da un punto di vista di quella che è l'organizzazione nuova per l'inserimento della tecnologia. Certo. Però possiamo anche dire una cosa, perché poi stiamo enfatizzando questa parola industria 4.0, lavoratore 4.0, cioè noi di fatto siamo già nella quarta rivoluzione industriale. Io sono uno che arriva dal mondo dei trasporti, la smaterializzazione del lavoro c'è già stata in essere, penso alle società, alle autostrade, il telepass, penso all'aeroporto in check-in, penso oggi la metro a Torino, non c'è l'autista, non c'è, per dire, oppure penso la raccolta di rifiuti, una volta avevamo il compattatore, l'autista e due omini dietro, oggi abbiamo l'autista e il compattatore, c'è cioè il caricamento laterale, sono due posti di lavoro persi, certo. Allora porci il problema nella grande trasformazione, nell'era digitale, quali sono le professionalità che domani rischiano di disparire, come riqualificare, come formare, riqualificare e ricollocare queste persone. Cioè, questa è la grande sfida. E anche su questo le aziende non possono pensare di fare investimenti senza accompagnarle da quello che la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro dal basso è una formazione continua che richiede quelle nuove competenze. Benissimo. Farei ancora una domanda a Melelli, sì, quella che riguarda i diritti inespressi, un altro capitolo di cui si sta parlando. Ma mi spiace doverlo sempre giornali ripetere, perché l'altra sera Rete 4 ha di nuovo buttato lì tranquillamente i pensionati che hanno la minima, vanno all'INPS, firmano e prendono dei soldi. Non è così. Cioè, i diritti inespressi sono quelle possibilità che il cittadino che ha la pensione minima può ottenere facendo una domanda, sempre che ne abbia il diritto. E quali sono i diritti? I diritti intanto sono avere solo 502 euro al mese, che è la famosa pensione minima, non avere il marito che ha una pensione di 600-700 euro, non avere la seconda pensione della riversibilità. Cioè, noi abbiamo scoperto, facendo queste ricerche, perché la gente veniva in ufficio a dire ho sentito, mi hanno detto, la mia amica è andata, gli hanno fatto, eccetera, eccetera. Abbiamo scoperto che il 70% dei pensionati ha già nella pensione le maggiorazioni sociali. Sono già presenti nelle pensioni minime tutti quegli aumenti, diciamo, della povertà, diciamo, del disagio, per cui non devono fare più nulla, perché con troppa facilità queste grosse televisioni buttano lì le notizie in 30 secondi e mettono disagio, mettono aspettativa, mettono la gente in subbuglio. Se vengono da me non mi preoccupo, non è che mi dà fastidio, anzi, se la gente viene da me chiacchieriamo un attimo ed è tutta salute. Però non si può mettere, come posso dire, mettere delle aspettative alla gente, specialmente alla gente di una certa età, per poi sentirsi dire dal tecnico, no, guarda che non ne hai diritto, perché quello che ti hanno detto tu ce l'hai già. Ecco, mi spiace doverlo ripetere, però ecco, cioè, state attenti a quello che dice la televisione, non tutto quello che dice la televisione è oro colato, anzi, a volte butto la notizia perché non sono dei tecnici. Per cui la butto e basta. Benissimo. Abbiamo ancora un paio di minuti, quindi rapidissimamente, qual è la questione più urgente di cui andate ad occuparvi da qui alla fine dell'anno? Come CISL? Sì, come CISL Torino. Ma come CISL Torino, noi abbiamo fatto una scelta al congresso, quello di un forte radicamento sui luoghi di lavoro e nelle zone. Perché? Perché nel territorio
ci sono le persone, dare voce alle persone, il nostro sistema di servizi per stare vicino alle persone, la contrattazione sociale come strumento di equità e di redistribuzione e di attenzione per non lasciare nessuno da solo, arginare le azioni di contrasto alla crisi e quello anche di costruire alleanze sul territorio per un'idea di sviluppo di quel territorio. Quindi consolidare questo progetto, questo modello organizzativo attraverso la partecipazione della Confederazione, delle federazioni, dei pensionati e del sistema di servizi, che non è stato un esercizio semplice, ma devo dire con grande soddisfazione questi 4 anni abbiamo lavorato per questo. Stiamo lavorando questa iniziativa sul nostro territorio, sistema di Torino, stiamo facendo un incontro con tutti i sindaci dell'area metropolitana per capire quali opportunità di sviluppo su quel territorio, costruire un'idea di sviluppo, cioè noi abbiamo tante aree dismesse, non riusciamo più a trarre investimenti, cioè fare un ragionamento, per fare questo però bisogna conoscere il territorio, la rete dei servizi, la rete dei trasporti, il numero degli abitanti, la demografia, certo, conoscere quindi tutto, perché sulla base di quella che la fotografia ci permette anche di offrire un'idea, una proposta. Perfetto, quindi territorio e persona sono al centro della nostra azione politica, poi è chiaro che siamo il sindacato della contrattazione, la contrattazione la mettiamo sempre al centro la persona. Benissimo, su questo noi purtroppo ci dobbiamo salutare perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringrazio tantissimo Domenico Lobianco per essere stato con noi, ringrazio anche Melelli per le sue informazioni e vi do appuntamento in diretta a martedì prossimo. Buona serata.